Pascal. Sì, buongiorno a tutti i telespettatori di Stream Sport, è un grande giorno per il Napoli, l'aggancio sulla regina è un fatto possibile, dunque... ...attaccante della storia del Napoli, Savoldi Junior sul punto di arrivare al Napoli quest'anno, poi invece tra l'altro la regina che lo ha prelevato dal Cosenza, Savoldi nella gara d'andata, verso Vidigal, poi libera Campanile, un po' a caso di Davide Franceschini, deve stoppare Leon, il pallone vi riesce, Mozart del Napoli, Villa verso Stellone, interviene Franceschini con l'autorità, poi Savoldi per contropiede della regina, Leon riceve da Veron in verticale verso Savoldi, lo scatto di Savoldi, il suo sinistro, la regina in vantaggio, la regina in vantaggio dopo 4 minuti, ha segnato proprio lui, Savoldi, 13° gol stagionale come testimonia la sua maglietta, azione di rimessa perfetta con il pallone di Leon in verticale per Savoldi, la maglietta recita ho fatto 13, è proprio giusto dal punto di vista statistico, azione perfetta quella della regina, lineare con Veron per Leon e poi in verticale per Savoldi, difesa tagliata a fette, Savoldi ha piazzato il sinistro alle spalle di Mancini, dunque regina in vantaggio e per il Napoli comincia subito male la partita. Dopo 4 minuti il gol di Savoldi, deve uscire Morabito, pallone lungo per lo scatto di Dionigi, c'è Villa, un po' in ritardo, Dionigi non commette fallo, era di rigore, mette al centro il pallone, arriva Leon, c'è la chiusura da parte di Vidigal e compie una vera prodezza, allarga, poi entra in area di rigore, Jankulowski viene chiuso, ottimo intervento di Vargas che aziona il contropiede, Leon, gran numero anche dell'Honduregno, va Leon a spingere, viene fermato, non c'è fallo ma c'è Dionigi sul pallone che ripropone ancora per Leon, spazio sulla fascia, c'è solo Dionigi in aria, il cross di Leon è lunghissimo, non ci sono compagni per la regina, vediamo che Pellegrini molto caldo naturalmente si approfitta di questa pausa con squadra Montesine, dunque sfuma questa opportunità dell'Honduras, Roberto Carlos Pavon, palla lunga intanto per Stellone, forse una spinta, viene segnacante che ha giocato in Serie A quest'anno 7 gare, 7 spezzoni di partita, segnando un gol nel primo turno contro il Torino, poi nel Napoli 9 porzioni di gara senza gol, adesso fa il suo ingresso in campo e cambia l'assetto della squadra, fa proseguire per Pavon, prima palla per l'Honduregno, il suo avversario Vargas, la palla al centro, Morabito allontana, attenzione a Vidigal, i migliori nella terza serie riuscendo sempre ad andare in doppia cifra in fatto di gol. La sponda di Pavon, poi lontana Baldini, Magoni, azione, Vargas per la regina, Vidigal ripropone il cross, attenzione Pavon in aria, un anticipo, poi arriva e sbaglia l'incredibile Rastelli da 5 metri, calza un pallone alto, disperazione sulla panchina del Napoli e sugli spalti, occasione di platino, fallita da Massimo Rastelli, è quasi impossibile fallire, lo rivediamo. Con questo tentativo di Pavon c'è l'anticipo sull'attaccante del Napoli, arriva Rastelli e qui a colpo sicuro colpisce malissimo, spedisce sopra la traversa, rivediamo ancora, ecco il tentativo di Pavon, la chiusura della difesa, arriva Rastelli, non vi riesce, va via, grande azione di Magoni, adesso prova ad accelerare, apertura verso Pavon, il controllo dell'Honduregno che serve ancora Magoni, ecco servire Leon, larghissimo sulla sinistra, Leon cerca l'uno contro uno con Ametrano, va via Leon, grandi doti di Leon, in area di rigore, mette al centro, non ci sono compagni però, c'è dunque Vidigal, ricordiamo, originario di Eboli, dunque campano, controllo di Leon, poggia per Mozart, in attacco, seguito come un'ombra di Luigi, sale anche Lupi, si alza l'incitamento del pubblico, Montesine, la battuta, il colpo di testa e gol, la parte di Vidigal, e pareggia per il Napoli, al 42esimo, esplode il San Paolo, il portoghese è entrato perfettamente sul pallone tagliato da Montesine e ha battuto sul primo palo. Sì, Colomba cerca di ridare ai suoi giocatori il morale mentre il campo a questo punto è tutto tinto d'azzurro sia per le... Attenzione a Veron intanto che a Leon che va via ancora, grande azione la sua, poi sul pallone messo al centro interviene Bonomi a liberare, Rastelli anche... inserire gli interventi da bordo campo, Jankulowski per Pavon, molto defilato, l'appoggio per Magoni, poi si lettura delle formazioni nel regina, Belardi e il portiere, Baldini, Vargas, Franceschini sono i difensori,
Vicari, Veron, Mozart, Morabito e Leon, centrocampo. Mentre l'azione del Napoli parte da Jankulowski, appoggia verso Pavon, prova ad andare Pavon, inseguito da Vargas, lo chiude molto bene, ancora un intervento brillante di questo difensore, visto che Baldini gioca oggi la sua sesta partita, ma ha giocato quasi sempre degli spezzoni di gara, praticamente per una stagione fin qui quasi da buttare. Pavon cerca un pallone in profondità per Jankulowski, netto anticipo Vicari, invece adesso giostra in appoggio al centrocampo, forse il ruolo più adatto a lui. C'è un'entrata abbastanza scoordinata da parte di Montesine su Leon, un po' di nervosismo, arriva anche il quarto uomo Airoldi a mettere pace, vediamo che la tensione è sempre molto forte, qui abbiamo rivisto l'entrata a battere il calcio di punizione per la Regina, palla morbida, Jankulowski in anticipo, c'è un intervento di Leon che lo disturba, ma l'azione è regolare, Regina che può restare in attacco con Leon che lascia la rimessa a Vicari. 3 minuti della ripresa, 1-1, Leon palla fuori, l'ultimo tocco è il suo, dice il collaboratore Farina di Pellegrino. Montesine per il Napoli, ecco Luppi, facilmente campo, mette al centro Vetrano, Castelli non arriva, la palla fuori, Montesine in sinistro, ribatte con i pugni Belardi, ancora Montesine, la palla in avanti, Pavon si impegna a rincorrerla ma non può arrivarci, subito applausi, il pubblico, sarà la rimessa dal fondo, naturalmente si perde a giocare, Montesine, intervento a gamba tesa di Veron, calcio di punizione per i padroni di casa, Jankulowski, non c'è spazio, Leon a disturbare la battuta e si prende il cartellino giallo da parte di Pellegrino, questa ostruzione, secondo il regolamento bisogna lasciare spazio utile per la battuta, Leon era molto vicino a Jankulowski, troppo secondo Pellegrino, cartellino giallo, si pareggia il conto delle ammonizioni, 2 per parte, Verón e Leon nel Regina, Bonomi e Montesine nel Napoli, Napoli che può usufruire di un calcio di punizione con Luppi che si lancia via, ma Vetrano aggancia il pallone, sbaglia poi l'appoggio, ma mette centralmente, lascia Leon, può andare Leon, il pallone lungo, Bonomi chiude, è veramente una situazione a rischio, attenzione ancora Leon e si inserisce, intervento difensivo, triangolazione in azione, comunque fatto stacca la Regina è di nuovo in attacco con Mozart, fa proseguire per Mame, per Savoldi, azione regolare, Savoldi, c'è Leon in aria, il cross di Savoldi, Leon mette al centro di testa, verso cosa arriva Mancini, spazza via, c'è Stellone, il rimpallo favorisce Montesine, la palla in aria, attenzione Rastelli, si coordina e sbaglia ancora tutto Rastelli, sbaglia ancora tutto, la terza palla gol di questo match, e vedete che Rastelli si rammarica, ancora un errore abbastanza importante per Massimo Rastelli. Pallone di Montesine era stato prolungato da colpo di testa di Pavon, eccolo qui, Rastelli con il pallone che gli sfilava accanto, ha cercato la battuta in corsa, non facile, ma non era certo impossibile inquadrare, già per Mozart più defilato in questa ripresa, visto il cambio di assetto tattico, l'ingresso in campo di Mamede, Leon parte sempre molto da dietro, Mamede sbaglia, Montesine per il Napoli, ecco Pavon, deve appoggiare il pallone ma sbaglia, la media lo recupera, Leon in avanti, evita l'intervento di Veron, poi Pavon, c'è Mamede in chiusura, Pavon mantiene il controllo di palla, le finte dell'attaccante, poi Stellone al limite dell'area, per Pavon in aria, va a terra, tutto regolare, dice Pellegrino, il contatto con Vargas non ha fruttato calcio di rigore, anche qui rivedremo adesso la dinamica dell'azione, eccolo qui Pavon che si inserisce, Vargas in anticipo, 21 anni, argentino di Santa Fe, elemento sicuramente interessante, ma in questo caso vedete che tutti a cantare, i tifosi del Napoli, abbiamo Jankulowski che potrebbe, vista la distanza, la sua potenza nel sinistro, deve uscire dal guscio, tutta schierata davanti alla linea difensiva, salta a vuoto Pavon, salta invece bene Vargas, poi Veron, ma Jankulowski ha già recuperato il pallone, in ritardo su Leon che commette fallo, calcio di punizione da parte di Pellegrino per l'intervento di Leon, 19 minuti quasi sul cronometro di questa ripresa con la spinta
di Leon. Napoli che resta in attacco, la panchina del Napoli si scalda mentre Jan Kulowski si incarica della battuta, sempre in aiuto l'azione offensiva anche i difensori del Napoli. Va Jan Kulowski, cross con il corpo, Leon ribatte in fallo laterale. Sicuramente Jan Kulowski per la distanza non rispettare Napoli in attacco. Si rianima ancora il pubblico del San Paolo ogni volta che il Napoli accelera. Naturalmente un fremito sugli spalti, oltre 70.000 presenze. Attenzione Zoratino per il sinistro di Stallone che passa non lontano. Che qual è il terrore, il peso del calciatore romano che gioca nel Napoli, si sente e come? Attenzione a Leon, intanto ancora uno spunto apprezzabile, poi va a terra dopo il contrasto con Magoni. Attenzione che Leon accenna una reazione e rischia anche qualcosa inutilmente perché già è ammonito. Leon sta reagendo in maniera assolutamente inutile perché rischia di uscire dal campo. Intanto c'è il cartellino per Magoni, ma ora seguiamo con attenzione Pellegrino perché Leon ha rischiato di compromettere tutto con questo atteggiamento. Magoni va ancora a dire qualcosa al suo avversario, vediamo che sembra tornata comunque la calma, ma ripetiamo, Leon ha rischiato grosso dopo la sua replica. Qui c'è l'entrata netta in maniera scorretta di Magoni e dunque cartellino giusto ai danni del capitano del Napoli. Poi però Leon ha accennato una temperatura molto calda a Napoli, giornata praticamente estiva. Sbaglia l'appoggio Rastelli, poi su Leon c'è la chiusura di Jan Kulowski, fallosa secondo Pellegrino. Calcio di punizione ancora a Pascal Vicedomini. Sì, probabilmente la situazione incandescente in campo ha riscaldato oltremodo Leon e Colombo argentino Damian Alvarez, 23 anni da Morón, arrivato da River Plate, qualche spicciolo per lui di partita in questo Serie B. Attenzione intanto a Pavon che recupera il pallone in aria, lo mette al centro, ma c'è Belardi che tranquillo nella presa. Rastelli aveva disturbato l'azione difensiva della Regina e per poco non è passato da Luppi. Poi il pallone arriva a Leon, ecco Verón. Leon chiama ancora palla a proseguire per l'argentino, c'è Bonomi, è veramente un gigante per Rastelli che non può arrivare nello stacco di testa. Poi Verón lascia per Leon, Montesine su di lui, sempre Bonomi che fa muro, offensiva. Zoppetti per Vargas, è il cambio imposto dalle condizioni fisiche del cileno a Colomba. Pallone per Luppi, ecco il pallonetto verso l'aria, Pavon viene anticipato, poi c'è Rastelli che può controllare, va a terra. Qui c'è la scorrettezza inutile, istituito il pallone, ci sono un po' troppi palloni in campo a dire la verità. Adesso il gioco è ripreso, Leon va a spedirlo rischiando ancora qualcosa a mio avviso. Il giocatore dell'Honduras con questi atteggiamenti può creare, di questa la palla a Napoli. Magoni verso Ametrano, forse c'era anche un fallo a gamba tesa, ma si prosegue. Pavon fa proseguire per Ametrano, viene spinto Ametrano da Savoldi, anche in questo caso una spinta vistosa. Stelli può puntare l'avversario, poi si ferma e mette al centro il pallone, controllo di Pavon, forse con un braccio, anche in questo caso segnalazione un po' tardiva, ma arriva da parte della terna arbitrale e dunque c'è nella Regina la possibilità di battere il calcio di punizione. Intanto è arrivato il momento atteso per l'ingresso in campo di Mattia Graffiedi, dunque ecco il cambio per il Napoli, entrerà Graffiedi, uscirà come detto Montesini. A questo punto il Napoli è in campo con Stellone, Pavon, Graffiedi e Rastelli tutti insieme, diciamo quattro punte, anche se un paio di queste hanno caratteristiche anche più centrocampisti. Esce Leon che ha fatto arrabbiare il pubblico ma che ha giocato una partita comunque positiva, e al suo posto entra Bogdani, anche Colomba si gioca la carta dell'attaccante che ha a disposizione, l'unico tra l'altro che aveva, si gioca anche la carta Cristiano, ha chiamato l'ultimo uomo forse che può sostituire un centrocampista. Attenzione intanto a Pavon, prende spazio, cerca il tiro da distanza notevole, la respinta di Mamede, per via Rastelli si allarga, mette il cross al centro molto lungo, smanaccia ancora Belardi in calcio d'angolo, c'è ancora un contrasto, ancora a terra due uomini della Regina mentre si lamentano i giocatori del Napoli. No a bordo campo,
all'interno, 6 minuti di recupero che l'arbitro Pellegrino a segnalare, ce l'aveva anticipato il quarto uomo Airoldi, e mentre appunto veniva questa segnalazione i dirigenti del Napoli andavano giustamente a protestare per questa ulteriore perdita di tempo della squadra calabrese. C'è stato però un contrasto abbastanza duro fra Dardi e Morabito, dunque il gioco ripartirà dal calcio d'angolo, la palla...